Ecco, il nome noi ci sembra una cosa ovvia, invece basta riflettere un momento, no, per capire che non è affatto qualcosa di ovvio. Cioè, che il linguaggio sia scisso in nomi e discorso è una stravaganza senza pari e forse anche falso. Cioè, dove stanno i nomi? A parte che, come voi sapete, il linguaggio, la lingua è un ente di ragione illocalizzabile. No? Penso che nessuno di voi potrebbe dirmi dove sta la lingua. Dove sta la lingua? Dove sta la lingua? Nei vocabolari? Nella testa? No? Nessuno ha mai saputo dove sta una lingua. Ecco, no, era appunto per farvi, volevo appunto sottolinearvi anche questo, e non è un caso quindi che la teologia lo riprenda come problema del nome di Dio, appunto dell'improferibile che è alla base di tutto il discorso. No? Ecco, però allora torniamo un po' adesso a questo problema dell'afasia amnestica, del dimenticare i nomi che, da cui avevo cominciato. No? Ecco, proviamo un po' a chiederci che cosa avviene quando dimentichiamo un nome. È un grande linguista, Jacobson, ha scritto nel 1959 un articolo che si chiama Glosse linguistiche al Wortbegriff di Goldstein. Cioè scrive, ricordate Goldstein di cui vi ho parlato prima, che ha fatto questo saggio sulla afasia amnestica, e Jacobson torna su questo problema e cerca di ridefinire che cosa avviene, secondo lui, quando dimentichiamo un nome. Ecco, dopo aver ricordato che secondo Saussure il nome è un'entità a due facce, doppie, cioè c'è un signans e un signatum, un significante e un significato, intimamente uniti e inseparabili, allora Jacobson si mette a esaminare che cosa succede quando dimentichiamo un nome e fa due possibilità. Uno è quella di un signans senza signatum, cioè un significato un significante senza il significato. E per fare un esempio cita un personaggio di un romanzo di Hamsun che dichiara di aver inventato una parola. Vi leggo questo passo di Hamsun: non è nella lingua, l'ho inventata io, Kuboa. Ha delle lettere come ne ha ogni parola. Con i balzi più particolari della mia associazione di idee cerco di spiegare il significato della nuova parola. Non c'era ragione che significasse Dio o il Tivoli. E chi ti ha detto che dovrebbe significare una fiera di bestiame? No, non era assolutamente necessario che significasse lucchetto o alba. Ero arrivato a formarmi un'opinione su quello che non doveva significare. Cioè, quindi, appunto, questo caso, allora, una parola come Kuboa, noi possiamo inventare 10.000, ognuno di voi può inventarne di continuo, che assomigliano a, per esempio, a una parola italiana, sono costruite come una parola italiana. Ci sono stati casi straordinari come Landolfi, che hanno scritto addirittura dei racconti interi con delle parole di questo tipo. Ecco, appunto, però sono delle parole in cui, secondo lui, c'è il significante, ma non c'è il significato, mentre l'altra... E se l'altro esempio che ci interessa ancora di più è quello appunto del Wortbegriff, che è quello che Goldstein chiama il Wortbegriff, in cui c'è invece un significato senza il significante. È quello che succede quando noi diciamo ho dimenticato una parola, c'ho una parola sulla punta della lingua. No? Sembra che abbiamo il significato, ma ci manca il significante. Jacobson risolve questo problema attraverso questo concetto, che però è un espediente sicuramente, diciamo, no? Del cosiddetto significato o significante zero. Dice: il caso come Kuboa è un significante con significato zero. Il caso invece di quando dimentichiamo una parola è un significato con significante zero, lui dice. No? Si chiama significante zero questa... È chiaro che quello che lui vuole fare, vuole salvare la nozione di segno, la nozione semiologica di segno come un'unione inseparabile di significante e significato. E la vuole salvare a tutti i costi, perché invece questi esempi sono esempi in cui questa nozione non vale assolutamente più. Però lui, chiamandola significato zero... Ecco, è molto interessante appunto su che cosa succede in questi casi. Cioè, che tipo di struttura della coscienza è
in questione in questi casi, no? Abbiamo dimenticato il nome, ma sappiamo che un nome esiste. Sappiamo di averlo dimenticato. E per questo ci sembra di averlo sulla punta della lingua, no? Ecco, questo non significa affatto, come dice Jacobson, che noi abbiamo conservato un grado zero di significato, ma piuttosto mi sembra semplicemente che noi non abbiamo dimenticato di aver dimenticato, no? Quello che succede è che in questi casi, curiosamente, noi dimentichiamo, ma non dimentichiamo di aver dimenticato. Quindi ci ricordiamo che abbiamo dimenticato un nome. È un fenomeno curioso da rifletterci sopra, vi invito un po' a rifletterci sopra. Jean-Claude Milner, un linguista francese, ha scritto un saggio proprio sull'oblio, in cui proprio osserva che quando noi dimentichiamo un nome, attraverso questo oblio è l'oggetto reale che fa segno al soggetto. Cioè quando noi ne dimentichiamo il nome, è l'oggetto reale innominato che appare per la prima volta. Cioè che soltanto attraverso questa patologia del linguaggio in cui noi dimentichiamo i nomi possiamo, per così dire, avere accesso alle cose senza nome. Perché quello che appunto, secondo lui, appare in questo, nell'oblio del nome è la cosa senza nome. Ecco, a dire il vero non sono convinto che le cose siano così, no? Che quando ci manca noi nomi appare la cosa senza nome. Non mi pare che sia così, no? Piuttosto, quando dimentichiamo un nome, non è la cosa innominata che ci appare, ma per così dire il nome stesso in quanto non nomina più la cosa, no? Infatti noi quando dimentichiamo un nome diciamo di avere il nome e non la cosa sulla punta della lingua. Non è vero che abbiamo il significato sulla punta, abbiamo il nome. Credo quindi che è possibile che nell'oblio del nome sia in questione una particolare e molto interessante esperienza del linguaggio. Cioè che noi, quando dimentichiamo il nome, facciamo esperienza del nome proprio là dove esso viene a mancare. Mentre di solito noi, quando parliamo, dimentichiamo di star parlando, no? E non fissiamo la nostra attenzione sui nomi che stiamo usando, cosa sono. Invece, quando il nome ci manca, per così dire per la prima volta, facciamo attenzione a questa mancanza, ai nomi che mancano, ai nomi che non nominano più. Valéry, una volta, con un'immagine molto bella, che mi pare molto giusta, ha paragonato una volta le parole a delle tavole sospese sul vuoto, sulle quali si deve passare di corsa assolutamente, altrimenti si spezzano. Cioè lui dice, se noi ci fermassimo sulle parole invece che traversarle di corsa, la tavola si spezzerebbe, e lui dice il precipizio su cui allora sprofondiamo è la filosofia, è il pensiero. Mi pare una definizione ottima, mi pare che sia proprio così. Se noi invece di traversare di corsa le parole ci fermiamo fino al punto che la tavola si spezza, la parola si spezza, e lì comincia il pensiero, cioè il pensiero comincia quando si spezza questa tavola. Pare una definizione molto bella. E qualcosa di simile è anche in questione in quello che forse è il più ricco di pensiero dei teoremi, dei vari teoremi che Lacan ha formulato nella sua psicanalisi. Questo teorema recita: qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Il fatto che si dica, il fatto che si stia parlando, resta dimenticato in ciò che si dice, in ciò che si intende. Cioè, mentre parliamo, noi dimentichiamo il fatto che stiamo parlando, e perché tutta la nostra attenzione va su ciò che si dice e su ciò che intendiamo dire. È molto singolare, cioè appunto parlando noi dimentichiamo di star parlando. Qu'on dise reste oublié. Questo teorema va pensato accanto, mi pare, a un altro teorema popolare di Lacan, che dice che l'inconscio è strutturato come un linguaggio. Avrete sentito tante volte questa tesi
lacaniana. Ecco, io credo che questa cosa vada letta in senso inverso. Non è l'inconscio che è strutturato come il linguaggio, è il linguaggio che è strutturato come l'inconscio. Cioè il linguaggio contiene sempre una non coscienza. Noi, mentre parliamo, c'è sempre un elemento di non coscienza, questo con disres oublier, cioè appunto non ci soffermiamo mai sulla tavola. Lì questa cosa del linguaggio, del rapporto linguaggio inconscio è molto interessante. Il grande scrittore austriaco Schnitzler, che era molto amico di Freud e che hanno avuto dei grandi scambi con Freud, una delle critiche che lui faceva sempre a Freud era: non è l'inconscio che è importante, importante è il semiconscio, qualcosa che sta tra la coscienza e l'inconscio. E credo che sia molto giusto, cioè la coscienza è importante, benché se ne potrebbe pure fare a meno. L'inconscio è importante e dà tanti problemi. Le cose importanti, secondo me, che noi della nostra vita hanno sempre questa forma mediana, semiconscia. Non sono completamente inconsce e non sono completamente coscienti, no? Però sono le cose più interessanti, secondo me. E il linguaggio, secondo me, ha questa struttura. Noi del linguaggio siamo insieme consapevoli e inconsapevoli. Ecco, allora, se questo è vero, quello che avviene quando noi dimentichiamo un nome è che bruscamente ci ricordiamo di aver dimenticato quel condis che era dimenticato. Nell'assenza di un nome, invece, di colpo appare alla consapevolezza. No? Ci ricordiamo che stiamo parlando quando dimentichiamo un nome. Cioè l'oblio del nome è il solo momento in cui il linguaggio, il fatto che stiamo parlando, il nome, vengono alla memoria, per così dire, nell'impronta in cavo del loro oblio, cioè nella forma di questo oblio è il nome, è il fatto che stiamo parlando, che appaiono per la prima volta. Cioè ancora, il nesso fra i nomi e l'oblio e la dimenticanza non è episodico, secondo me, appunto per queste ragioni che ho cercato di farvi vedere, ha carattere costitutivo. Cioè questo fatto mitico della nominazione, il fatto che sono stati dati dei nomi, questa nominazione mitologica, originaria, è per noi semplicemente immemoriale. È in fondo una sorta di leggenda che non possiamo non dimenticare mentre parliamo. Cioè facciamo finta di credere mentre parliamo che siano stati dati dei nomi, no? Che all'origine siano stati dei nomi. È ovvio che è assurdo, perché per dare dei nomi bisogna essere già parlanti, ovviamente, no? Quindi questa idea che ci sembra ovvia, che per parlare bisogna che siano stati prima dati dei nomi, è un assurdo logico, perché per dare dei nomi poi bisognerebbe essere già parlanti. Ecco, appunto, mi sembra appunto che questo oblio dei nomi ha un po' a che fare con l'impossibilità di conoscere come qualcosa come una lingua abbia potuto prodursi, no? In quella specie di arcievento immemorabile che è l'antropogenesi, no? Il momento in cui il primate Homo diventa parlante. No? Ecco, se dimentichiamo così facilmente i nomi, cioè forse anche perché loro sono il luogo di questo oblio originario, no? Di questa amnesia che ci affligge ogni volta che ci chiediamo come fanno i nomi a riferirsi alle cose. Cioè come se il nome fosse l'immemoriale di cui è tessuta la lingua. La lingua è tessuta di un oblio costitutivo, in luogo del quale sta questo essere molto strano e indefinibile che è il nome. Ecco, allora, se adesso cosiddetto cercare di trarre delle possibili indicazioni per continuare il discorso. Una prima considerazione è quella di mettere radicalmente in questione la concezione del nome come appunto una, come si fa di solito in linguistica, come una unidualità, un insieme inseparabile di un significato e di un significante. E noi, questa cosa appunto noi in fondo la diamo per scontata da tempo, no? Però appunto se ci chiediamo ma dove e come esiste qualcosa come un significato,
Io negli ultimi mesi ho lavorato proprio a una ricerca che si proponeva proprio di revocare in questione lo statuto privilegiato che il significato ha nella nostra cultura. Cioè, dov'è il significato? È una proprietà della parola o qualcosa che sta nella nostra mente? A partire dal Peri Hermeneias di Aristotele, questo trattato puntologico di Aristotele che viene subito dopo le categorie, il significato viene separato dal significante e posto come un'affezione nell'anima, lui dice, viene posto, come dire, nella mente. Il significato sta nella mente, è un'immagine della cosa che sta nella mente. Ecco, io questo, come dire, luogo comune ma fondamentale della cultura occidentale, ecco, vorrei revocarlo radicalmente in questione. Non è vero che nella mente ci siano qualcosa come dei significati, ma dove starebbero? Dove sono questa cosa? Come si possono attestare? No? È chiaramente una proprietà del linguaggio che è stata trasferita nella mente, è una proprietà della parola che è stata trasferita nella mente. Questo adesso non è una mia sola scoperta, no? Tutto il secondo Wittgenstein è appunto articolato attraverso una critica del concetto di significato. Una frase che mi ha un po' ispirato è quella: il concetto generale di un significato della parola circonda il linguaggio di una caligine che rende impossibile una visione chiara. Secondo me c'è proprio ragione, noi non possiamo capire il linguaggio perché abbiamo questo schema del significante e del significato che ci impedisce di capire che cosa facciamo quando parliamo. E ricorderete che appunto Wittgenstein nelle ricerche sostituisce l'idea di un significato con l'idea di uso. Le parole non hanno un significato, hanno un uso. E mi pare anche questo assolutamente, in certo senso, evidente, no? Questa parola, per esempio, questo fatto della pluralità di significati di ogni parola. Se voi aprite un dizionario buono, per esempio il Tomaseo Bellini, ha una parola, ci sono una ventina di significati che spesso non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. Io credo che questa cosa che il dizionario coglie va moltiplicata, estesa senza limiti, cioè ognuno che parla usa la parola in un certo suo modo. Chiunque parli, quindi ci sono altrettanti significati delle parole quanto altrettanti volte vengono pronunciate in un vero discorso, che non sia una mera ripetizione. E credo che sarebbe molto più giusto. Voi sapete che cos'è un timbro in musica, no? Un suono, quello prodotto da uno strumento, ma anche dalla voce umana, non è mai puro, ma implica una serie di armoniche, si chiamano, no? Che ne definiscono quello che si chiama il timbro, quello che noi chiamiamo il timbro di una voce, che in fondo è la cosa anzi più importante, no? Per esempio pensate al timbro della voce della Callas, no? Questa cosa meravigliosa. Però questa cosa è un timbro, infatti non è definibile né misurabile in alcun modo, perché risulta solo dalle armoniche che vibrano insieme. Ecco, io direi che ogni vocabolo non solo non ha un significato, ma ha un timbro che risulta dalle molteplici armoniche di tutti i significati possibili nell'uso. Cioè noi quando usiamo una parola, in realtà, anche se lo usiamo per dire un certo significato, sentiamo in questa parola come timbro tutte le possibili sfumature di significato che questa parola ha preso e prenderà e cambierà. Come sapete, i significati cambiano col tempo, no? Le parole non soltanto hanno molti significati, ma ne acquistano e ne perdono col tempo, continuamente, no? Per cui ricordate, Dante dice questa cosa su Giusto: se potessimo tornare 50 anni indietro nella mia Firenze, io non capirei una parola, no? Ecco, vabbè, appunto, no, le parole non hanno significato, ma hanno un timbro. Ecco, questa è una prima acquisizione che potremmo fare, cioè cominciare a guardare al linguaggio togliendo questa nozione di significato. Ecco, il secondo punto su cui vi lascio è che la domanda su cui dobbiamo sempre, secondo me, di nuovo confrontarci, quando riflettiamo su queste cose, ma in fondo ogni volta che facciamo filosofia, è chiederci: che cosa facciamo quando parliamo? La risposta che la nostra cultura, la nostra tradizione, la linguistica, cioè, hanno dato a questa domanda è che noi quando parliamo, quello che facciamo è usare una lingua.
cioè un ente di ragione illocalizzabile, concepito come un sistema di segni, come abbiamo visto, insieme fisici e mentali, che però non possiamo in alcun modo in realtà veramente situare, perché è una costruzione storica che gli uomini, riflettendo su quello che fanno quando parlano, hanno costruito attraverso un processo secolare, no? La riflessione grammaticale, la riflessione sul linguaggio, poi non cessa mai, anche adesso è in corso una riflessione nuova sul linguaggio che si misura con gli aspetti digitali e informatici. Cioè la definizione del linguaggio si svolge nel tempo senza fine, ma è una costruzione storica perché non appartiene al linguaggio in sé. Ecco, allora, quello che volevo invitarvi appunto a fare è che quello che noi facciamo quando parliamo non è mettere in frodo una lingua, ma è qualcosa come un, come dice Platone, è un fare. Noi facciamo qualcosa mentre parliamo, È una prassi che noi facciamo, parlare è una prassi, analoga agli altri prassi degli esseri umani. Ed è una prassi che ha però un significato politico, perché questo lavoro di costruzione invece di una lingua come uno strumento impareggiabile non solo di identità ma anche di dominio e di conoscenza, no? Perché il linguaggio, la costruzione di qualcosa come il linguaggio, ha fornito agli uomini uno strumento di conoscenza e di dominio impareggiabile, quindi uno strumento politico in questo senso, no? E quindi ancora una volta dobbiamo prendere coscienza di questa costitutiva politicità del fatto linguistico, no? E quindi appunto è su questo che volevo attirare la vostra attenzione prima di lasciarvi, perché io credo che l'esperienza del linguaggio sia qualcosa come l'esperienza politica fondamentale che condiziona tutto quello che siamo abituati a considerare come la realtà della politica, delle azioni, dell'ideologia, delle rivoluzioni, delle costituzioni, dei popoli, degli stati. Credo che la base di tutti sia una certa esperienza del linguaggio. E infatti poi noi vediamo come questa muti, come al mutare dell'esperienza del linguaggio corrisponde sempre una trasformazione della struttura politica. Cioè l'esperienza della parola, di come si concepisce il linguaggio, di come si usa il linguaggio e la realtà politica, no, sono davvero tutt'uno, inseparabili. E quindi solo nella misura in cui veramente riusciremo a comprendere in modo nuovo che cosa facciamo quando parliamo, e soltanto in questa misura forse riusciremo a operare una trasformazione della nostra cultura e della nostra società.